sempre, no? Dall'inizio di questa farsa travestita da pandemia. Si trovano tra l'incudine e il martello, si trovano a dover poi magari difendere coloro che ci stanno opprimendo se un domani la vite dovesse stringersi troppo e dovesse saltare il tappo. Loro che stanno vivendo e che hanno vissuto gli stessi problemi che abbiamo vissuto noi, perché anche loro hanno avuto magari mogli a casa perché durante il lockdown e non potevano lavorare, o figli a casa perché la scuola aveva chiuso i battenti, eccetera eccetera. Quindi ecco, quando vediamo delle scene, vediamo delle cose assurde, no? come quelle che sono successe a Trieste, come quelle che sono successe a Roma, ecco, cerchiamo sempre di non generalizzare mai, di non fare di tutta un'erba un fascio, perché ci sono tantissime brave persone, tantissime persone che sono assolutamente d'accordo con noi tra le forze dell'ordine, che purtroppo sentono di avere le mani legate. Tra l'altro, dopo di me parlerà proprio un poliziotto e io vorrei spezzare una lancia, vorrei dire al ministro Lamorgese: guardi, non gli faccia niente, poi lui in realtà è venuto qua a testare le forze ondulatorie dei mezzi e poi si è trovato, già che era qua gli facciamo dire due cose però. E pensate, un ministro che arriva a dire una cosa così impunemente, vuol dire o che ha una visione del suo popolo talmente bassa per cui pensa di poterlo tranquillamente prendere per il culo e tanto non succede niente perché la gente non capisce, oppure pensa di essere talmente al di sopra di tutto per cui anche se le persone capiscono comunque non succede niente. Purtroppo io penso che sia più vera la seconda cosa, e infatti è uscita impunemente e insomma se l'è cavata con due meme su internet, però alla fine non è successo niente. Però io non ce l'ho neanche poi con Lamorgese, perché Lamorgese in realtà ha fatto anche del bene, eh. Io ho un vicino di casa, sua moglie un giorno è entrata in camera da letto, lui era lì che si trombava una, gli ha detto: cara, non è come pensi, sto testando la sua capacità ondulatoria. Quindi vede che Lamorgese ha anche salvato dei matrimoni, in realtà sta facendo del bene. Noi dobbiamo avere grande fiducia nel futuro, nell'immediato futuro, perché dobbiamo ricordarci di una cosa: guardando la storia ci rendiamo conto che quando la dittatura è costretta non soltanto a manifestarsi, cioè a uscire allo scoperto, ma anche a mostrare la faccia dura, è storicamente da sempre nel suo momento di massima fragilità, massima. E quindi forse ci siamo quasi, perché non è che prima fossimo liberi, cioè prima pensavamo di essere liberi, avevamo soltanto il guinzaglio lungo perché il padrone non aveva bisogno di farsi vedere, riusciva a gestirci tranquillamente senza che noi nemmeno forse pensassimo che esisteva. E adesso però qualcosa è cambiato anche per lui, e allora è dovuto venire fuori, è dovuto venire allo scoperto. E quando qualcuno mette il culo fuori, qualcun altro potrebbe anche abbassare la zitta. Quindi attenzione, massimo ottimismo e attenzione. E la zippa abbassata potrebbe arrivare tra pochissimo, perché il 29 di novembre, quindi tra tre giorni, una certa signora Ghislaine Maxwell comincerà a parlare, comincerà a dire delle cose, e qualcosa è già stato detto. Sapete che c'era un noto pedofilo, no? E abusatore di minori, che si chiamava Epstein, amico di Bill Gates, aiutato da Bill Gates. Bill Gates gli aveva finanziato una fondazione, perché veniva un uomo così, insomma, che ha dimostrato con tanta filantropia, meritava sicuramente una fondazione. Ecco, colui che sta portando avanti massimamente la narrazione dei vaccini, no? Cioè Bill Gates, l'uomo che ha detto ad inizio pandemia non potranno essere restituiti i diritti alle persone fino a quando non si saranno vaccinati tutti, ecco, questo qua è un amico di un famoso pedofilo,
e non solo lui, ma persone di altissimo livello erano amiche di questo famoso pedofilo. E lui aveva un brutto vizio, oltre a quello di andare con i bambini. Teneva un librino nero. E su questo librino, che oltretutto qualcuno ha scannerizzato prima che lui lo distruggesse ed è visibile in rete, lui si annotava tutti i nomini e i numeri di telefono di quelli che lui aveva in tasca. E io vi garantisco che se voi andate a leggervi, vi andate a leggere questo librino, ci sono dei nomi fantastici, dei nomi bellissimi, direttori, amministratori delegati di banche, di finanziarie, anche italiane, un certo Flavio, ci sono dei nomi meravigliosi. Ecco, allora, il 29 di novembre, quindi tra pochissimi giorni, questa persona comincia a cantare. E quindi qualcosa già da molto presto potrebbe assolutamente cambiare in meglio anche per noi. Però io non dico questo, perché poi dicono, ecco ben lì è arrivato il gatekeeper, quello che dice, ah, state a aspettare che arrivi qualcosa dall'America. No! Noi ci auguriamo che arrivi un aiuto da fuori, dall'alto. Però dobbiamo massimamente darci da fare anche noi, ognuno nel nostro piccolo, ognuno per sé. E non serve violenza, non servono rivoluzioni, ci hanno dipinto come dei violenti, come dei facinorosi. In realtà non ci serve la violenza, perché siamo talmente tanti, siamo 15 milioni di persone almeno a non essersi inoculate, e 15 milioni di persone possono tutto pacificamente. 15 milioni di persone non le tieni neanche con un esercito, oltretutto dimezzato quale quello che hanno loro, perché metà dell'esercito è d'accordo con noi, quindi figuriamoci un po'. E allora dobbiamo semplicemente organizzarci e dire grazie, ci avete rotto le palle, basta. Quando ci dicono dovete fidarvi della scienza, ma di quale scienza dobbiamo fidarci? Perché io vorrei fidarmi della scienza, ma non riesco neanche più a capire di quale scienza devo fidarmi, perché hanno detto tutto il contrario di tutto, a cominciare dal Tony Manero di San Martino, no? Come si chiama? Lì, il sex symbol. Quello che di bello in realtà ci sono i capelli, chi è? Bassetti. Quindi Bassetti va in televisione e dice AstraZeneca bisognerebbe darlo a tutti, anche ai bambini. Poi il giorno dopo va in televisione e dice AstraZeneca va ritirato dal commercio con scuse agli italiani. Poi tu zippi, cambi canale, c'è Burioni che dice ci si può inoculare il vaccino stando assolutamente tranquilli, rischio zero, non c'è nessun rischio, rischio zero, forse un effetto collaterale di uno sfigato in Nuova Zelanda, uno forse, rischio zero. Poi cambi di nuovo canale, c'è Pregliasco che dice chi non si vaccina dovrebbe essere fucilato come un disertore perché chi si è vaccinato ha corso un rischio della Madonna. E questi sono degli opportunisti egoisti che fanno rischiare gli altri e loro non rischiano. Bene, ma allora uno dei due ci sta pigliando per il culo. O c'è il rischio o non c'è il rischio. O la Venier, sapete la Venier? Quella che si è fatta la pera ed è rimasta un sorriso sbieco e ha provato a buttare il culo al dentista, lo sapete? Allora la Venier va in televisione e dice mi raccomando non ci cischiare, seconda dose torniamo ad abbracciarci. Ora vieni, terza dose, super green pass e forse grazie a tutto questo riesci ad andare al ristorante in più di 4. Vieni che progressi. E allora, a cosa dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? Quando dobbiamo crederci? Super green pass, io queste cose qua me le ricordavo, il super mega direttore galattico di Fantozzi, vieni. Il super green pass, ma lei che green pass ha? C'ho quella base fuori, vieni, in pasticceria non entra, come un mano lei,
siamo arrivati liberi. Anche nei nomi ci trattano da fantozzi, anche con i nomi Super Green Pass. Poi arriverà il Turbo Green Pass, Green Pass 4x4. E noi lì, fantozzi, ci sentiamo dei VIP, no? Ci sentiamo tutti dei vacchi, dei super vincenti, perché abbiamo il Super Green Pass. E non ci rendiamo conto che con questo Super Green Pass possiamo fare ancora meno cose di quelle che prima facevamo senza bisogno di aver nessun requisito particolare. Siamo degli sfigati terrificanti. E allora, a quale scienza devo credere? A quella che mi dice che il Super Green Pass è una misura medico-sanitaria? Allora, vediamo se è una misura medico-sanitaria. Il Super Green Pass, cioè il decreto di Draghi, quello che, sempre per il discorso che facevamo prima, disse i parti tra vaccinati sono garanzia di non contagio, perché chi si vaccina è immunizzato, punto. Poi tu apri il Corriere e leggi restrizioni inasprite nei confronti di chi non si vaccina per proteggere gli immunizzati. E tu dici, ma che cazzo dici? Ma se uno è immunizzato, da cosa si deve proteggere? Se è immunizzato. E allora loro ti dicono, no dai, vabbè, ma scherzavamo, non è che immunizza. Dai, abbiamo esagerato un po'. Non immunizza. Ah, già, vedi, non immunizza. No, no, però non ti prendi il covidone. Ti prendi il covidino. Sei contento, dai. Massimo, vabbè, ti può venire un trombo. Che quando hanno detto trombi dopo il vaccino, un sacco di gente, vi ricordate, ha riempito gli hub, ma avevano capito male. Ti può venire un trombo, però non ti viene il covidone, ti viene il covidino. E questa cosa, ragazzi, è meravigliosa, eh? Perché se a te ti viene il covidino, come fai a dimostrare che se non ti fossi vaccinato ti saresti preso il covidone? Quindi loro si fanno il culo in maniera fantastica. E ti dicono, vabbè no, se non ti prendi il covidone, ti prendi il covidino. E ora è importante vaccinare i bambini. No, vaccinare i bambini. Che i bambini, già di per sé, prendono il covidino. E se voi guardate le statistiche, ad esempio il rischio di mortalità è un dato dell'Istituto Superiore di Sanità, non me lo dice Tosatto, lo potete andare a leggere. Da 0 a 19 anni, tasso di mortalità Covid, 0, statistico, rischio statistico 0. Allora, loro mi stanno dicendo che è importante inoculare un farmaco sperimentale dagli effetti collaterali ampiamente ignoti su soggetti che non sono a rischio, che attraverso questo farmaco rimangono comunque contagiabili e contagiosi, quindi che di fatto, se tu vuoi prevenire il contagio del nonno, non serve a un cazzo, e tu li metti a rischio di morte. Quindi di fatto noi ci possiamo anche fidare della scienza, ma questi purtroppo non sono scienziati, sono criminali, e allora chiamiamoli con il loro nome, criminali. Perché Luigi Di Bella era uno scienziato e purtroppo per primo si imbatté in questi criminali. E allora andiamo a vedere il decreto di Draghi, no? Allora, Super Green Pass, con il Green Pass base, cioè il tampone, puoi andare in palestra, puoi prendere l'autobus, il treno, no? Col Green Pass base, serve il Green Pass base per prendere l'autobus. Vedi che quando a Napoli l'hanno sentito hanno tirato un sospiro di sollievo, hanno detto cazzo, avevamo paura che ci chiedessero il biglietto, vedi? Ci è andata bene. Quindi, Green Pass base per fare queste cose, no? Vaccino per andare più VIP. Però, se si arriva in zona arancione, ad esempio, in palestra non puoi più entrare col Green Pass base, ti ci vuole il Super Green Pass.
E allora io vi invito a guardare l'assurdità da un punto di vista medico-sanitario, perché se non ci hanno preso per il culo finora, i tamponi, da un punto di vista teorico, sono la miglior garanzia che qualcuno può dare di non contagiosità. Perché io mi faccio un tampone, risulto negativo, vado in palestra e c'è la certezza che io non contagio nessuno. E tu, in un momento di rischio accresciuto, quindi quando si va in zona arancione, mi lasci fuori dalle palestre quelli che potrebbero essere sicuramente negativi e mi fai entrare persone che per tua stessa missione sono contagiose e contagiabili e alle quali oltretutto hai esteso la validità del Green Pass oltre alla scadenza naturale di un farmaco che è scaduto e non ti avevano detto prima che sarebbe scaduto perché dovevano farcelo approvare e poi adesso invece tirano fuori la terza dose perché scade. E allora è di questa scienza che dobbiamo fidarci. Ma quanto ci hanno preso per il culo fin dall'inizio? Ma vi ricordate il giorno di Natale che arriva giù il Pfizer scortato dalla polizia come il treno Glasgow-Londra? Poi mi arriva giù a Roma a meno 80, vi ricordate, arriva giù col furgoncino che hanno dovuto scaricare prima tutte le mozzarelline surgelate, il pesce e spada per fare posto a sto vaccino. A meno 80 mi arriva al Gemelli dove c'erano in adorazione ad aspettarlo tutti i medici più fedeli alla scienza che aprono il portellone e lo scaricano a mani nude, ben in meno 80, a mani nude ragazzi, cioè ustioni di decimo grado. E poi improvvisamente questo farmaco che andava conservato assolutamente a meno 80 te lo inoculano gli omini del cocco a più 40 sulle spiagge di Rimini. Ed è questa la scienza di cui ci chiedono di fidarci. Allora, dobbiamo assolutamente mantenere la barra dritta, schiena dritta. Sono nel momento di massima confusione, di massima fragilità. Dicono tutto il contrario di tutto, si contraddicono in continuazione. Schierano di punta personaggi improbabili, ve li guardate Figliuolo, quello che sembra uscito da una commedia sex anni 70, ve lo ricordate? La dottoressa ci sta col colonnello, la soldatessa alle grandi manovre, solo che là almeno c'era anche la Fennec, stavolta c'è andato solo Figliuolo. E lui va in televisione e dice, no ma lì ma il vaccino in realtà ti infila un po' di virus. Gente così, quell'altro, come si chiama? Quello che ogni volta che lo vedo mi sento alto. Brunetta, stronzolo, ecco. Brunetta, ragazzi, è cattivo. Lo dico proprio sinceramente, è cattivo Bellini. È un uomo cattivo. Poi, vabbè, io non mi ci incazzo perché, figuriamoci, mi riporta indietro negli anni. Io tutte le volte che lo vedo ripenso a Fantasilandia, Bellini. Io lo guardo e mi viene da esprimere un desiderio. Però è proprio cattivo, Bellini, quando dice dobbiamo infilargli quei bastoncini lunghi, no? Che a lui, Bellini, sembreranno lunghissimi, ci farà il salto con l'asta. Dobbiamo infilargli questi bastoncini lunghi che gli arrivano fino nel cervello, così gli creiamo un costo psichico e un costo monetario e così li schiacciamo questi opportunisti, dice, questi egoisti novax, e li spingiamo a vaccinarli tutti. E io vi giuro, mi auguro per lui che abbiano fatto come aveva denunciato Meluzzi, no? Che ha detto a me, mi hanno chiamato e mi hanno detto, senta, voglio di farci un po' di pubblicità, le spariamo un po' di fisiologica, fa finta che sei vaccinato. Anche lì, magistratura distratta, no? Perché in un mondo normale, bene, il giorno dopo, un magistrato libero avrebbe detto, professore, senta, c'ha voglia di venire a raccontare due cose? No, invece niente. Ecco, io mi auguro che a Brunetta abbiano fatto come ha denunciato Meluzzi, perché anche il fatto che non discriminano, no? Cioè, inoculano a tutti lo stesso farmaco nelle stesse quantità, ma anche questa cosa qua è pazza, perché ad esempio Brunetta, Belli, gli fai tre dose pieno. L'hai riempito, Belli. Quindi,
anche loro che si credono aguzzini in realtà sono anche loro esposti a rischi. Io dico, teniamo la schiena dritta, siamo ottimisti, più stringono la vite, più sono in difficoltà. In realtà cosa ci stanno chiedendo, signore? Ci stanno dicendo che forse non possiamo andare in pasticceria, vabbè, chi se ne fotte, ci cuciniamo il panettone a casa, non importa, non importa, non corriamo a fare la cazzata perché se no non possiamo andare a comprarci il pandoro. Teniamo la schiena dritta, stiamo lucidi, perché stanno per venire giù come dei sassi. E allora poi ci divertiamo! Poi ci divertiamo! Quando anche il momento verrà giù dai tacchi, ci divertiamo! Quindi, basta semplicemente, ognuno per sé, dire il vaccino non è un'opzione mai. Mi toccano la pasticceria? Pazienza. Mi toccano il cinema? Pazienza. Mi toccano il lavoro? Penso fortemente a cosa avrei voluto magari fare e cerco di fare qualcosa di alternativo. Mi appoggio a qualcuno che magari è nella mia situazione. Aggreghiamoci, organizziamoci. Non c'è soltanto la loro fottuta stalla, c'è un mondo fuori da costruire. Ci sono praterie sconfinate. Chiudiamoli dentro! Chiudiamoli dentro ai loro ospedali dove tu entri che ti fa male un dito, ti prendi lo staphylococco e ci lasci la pelle! Chiudiamoli dentro alle loro scuole dove tu mandi il tuo bambino e crolla il soffitto! Chiudiamoli dentro! Se li tengano questi servizi, facciamone altri di migliori! Non è difficile, ragazzi, tutti i professionisti migliori sono stati radiati, basta reclutare loro! Ci hanno fatto la selezione del personale! Dovremmo ringraziarli di lì. Si sono tenuti il peggio. E allora vogliono una società super controllata di persone che per fare un rutto hanno bisogno del super green pass? Lasciamogliela. Lasciamogliela. Costruiamo qualcosa di alternativo e di migliore. Abbiamo tutte le possibilità per farlo. Abbiamo professionisti, avvocati, medici, psicologi, filosofi. Ora hanno anche sospeso il presidente di Gorizia di Federfarma che ha detto: ma io non me lo farei neanche sotto tortura questo farmaco, ma sono dei forsennati. E loro hanno detto: no, ma quello lì è un Novax, io credo ad Amendola, non al presidente di Federfarma, credo ad Amendola che ha preso il master in virologia sul set di Vacanze di Natale e mi sembra uno affidabile. Ecco, loro hanno queste persone qua, noi abbiamo Montagnier, abbiamo Montanari, ne abbiamo di gente in gamba. Dobbiamo soltanto organizzarci e dare spazio a queste persone e costruire un mondo nuovo. Non dovremo di fatto neanche opporci, basta tenere la schiena dritta, basta non assecondarli, non seguire la loro narrazione e abbiamo già vinto. È molto più facile di una guerra, signori, perché la guerra a un certo punto, se adesso noi stiamo parlando e ci tirano giù 5 bombe, non è che ci possiamo sottrarre, se ci tirano giù le bombe ce le pigliamo sulla testa, ma qua basta dire no e abbiamo già vinto, abbiamo già vinto. Loro vanno step by step, adesso vaccinano tutti gli insegnanti, perché se la sono presa con gli insegnanti, tu dici, ma già gli insegnanti, poverini, hanno dimostrato un certo grado di ritardo mentale nella loro stragrande maggioranza, visto che sono la categoria più inoculata di tutte, cioè, quindi perché andiamo, è come andare a picchiare un uomo che caga, perché dobbiamo mettere l'obbligo proprio a loro? E loro in realtà hanno un disegno, no? Perché loro creano l'obbligo a delle persone che già hanno dimostrato di essere massimamente fanatiche nella loro stragrande maggioranza, no? Poi ovviamente ci sono tante eccezioni che stanno subendo proprio per il fatto che la stragrande maggioranza, che oltretutto è in mano la formazione dei nostri ragazzi, sarebbe meglio che andasse a spazzare le strade, e con tutto il rispetto per gli operatori ecologici. E allora loro cosa vogliono fare? Loro vogliono obbligare una categoria già fanatica
perché poi questa categoria avrà a che fare con i bambini a cui verrà proposta, sempre step by step, no? Su base volontaria, la vaccinazione. E io ho letto anche previa campagna di tranquillizzazione sui genitori. Quindi lavano il cervello ai genitori, obbligano al vaccino i fanatici che li devono gestire, e poi ti dicono: ma no, ma sei libero, eh? Non è che sei obbligato a vaccinarlo il bambino, mandalo. E la minoranza di genitori che resisterà si troverà a dover mandare a scuola un bambino che con ogni probabilità verrà emarginato, bullizzato, fatto sentire una merda. E allora, alla fine della fiera, i genitori che resisteranno saranno pochissimi. E quando i genitori saranno pochissimi, obbligo per i bambini. Perché è lì che vogliono andare, ragazzi, vogliono andare lì da subito, da subito. È logico che hanno usato un virus, che sia quel che sia, che alla fine erano obbligati a usare un virus che andava a colpire massimamente i vecchietti già malati, perché se avessero tirato fuori un qualcosa che andava ad uccidere massimamente i bambini, gli sarebbe scappato di mano questa cosa, avrebbero rischiato brutalmente anche loro. Quindi è logico che loro sono dovuti partire da una base di realtà, e quindi anche gonfiando i dati in maniera incredibile, no? Perché io recentemente ve ne racconto una, che ne parlavo con una persona al bar, mi ha detto: ma lo sai che in provincia di Foggia, anzi a Foggia, in un ospedale di Foggia, mio papà, poverino questa persona, mio papà è morto di tumore. E allora mi hanno chiamato gli infermieri e mi hanno detto: prima, lo sai che fare un funerale ti costa 10.000 euro, qua ci ballano 10.000 euro, poi sai che nel sud volete fare cortei, cose, madonne che camminano, 10.000 euro vi partono. Però se ce lo lasci registrare Covid, se ne occupa il comune, a te non ti costa niente, non devi fare il funerale, ci danno dei soldi, poi ce li spartiamo anche un po'. Lui li ha mandati a fare in culo, ha fatto un funerale della Madonna suo papà, e ha fatto bene. Però vedete, hanno avuto bisogno di gonfiare i morti Covid. E allora, se un governo ha bisogno di gonfiare i morti invece che minimizzarli per tranquillizzare la popolazione, come da sempre avviene in qualunque situazione emergenziale, no? Tu la popolazione cerchi di mantenerla tranquilla, non gonfi i morti, non fai terrorismo sui giornali. Io ho guardato l'altro giorno Piazza Pulita con Formigli, porca puttana, cioè Formigli sta al vaccino come Mastrota al materasso, uguale! Uguale, io sono convinto che finisce la trasmissione e prende sul telefono: quanti ne abbiamo venduto? Uguale, è uno spot del vaccino dall'inizio alla fine. Ecco, quindi, allora, se loro arrivano a fare questo, e loro hanno creato tutto questo per arrivare ai bambini, perché le generazioni future sono loro, il mondo che loro hanno in mente nel 2050, no? Questi psicopatici, il mondo transumanista di Schwab, dell'agenda di Davos, emissioni zero, no? Anche quando vanno in televisione dicono: il futuro è emissioni zero. Prima la gente pensa che emissioni zero arriverà nel 2050 di botto. No! Emissioni zero vuol dire bloccare tutto, vuol dire distruggere tutta l'economia così come la conosciamo. E allora serve tempo. Se si volesse fare in maniera etica, se avessimo a che fare con persone etiche, servirebbe tantissimo tempo per ricollocare tutti, eccetera eccetera, ma siccome abbiamo a che fare con dei criminali, loro hanno detto: vabbè, noi non è che possiamo perdere tempo a pensare a dove si ricollocherà il piccolo imprenditore Brambilla, lo buttiamo in mare con tutta la sua fabbrichetta e vaffanculo. E qualcuno gli ha detto: sì, ma poi ci vengono a cercare. E loro hanno detto: no, perché noi abbiamo un alibi meraviglioso, il Covid, il Covid. E allora attraverso il Covid loro ci vogliono cambiare la società da sotto al culo. E hanno bisogno dei bambini, e hanno bisogno di dare a tutti un Green Pass che adesso è su carta, poi sarà come già adesso negli Emirati Arabi, dove non c'è neanche su carta, c'è solo sul telefono,
Quindi tu per andare nel taxi, supermercato, destra, sinistra, devi sempre avere il suo telefono, tac, 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 e entri. Uno strumento di controllo meraviglioso, no? Perché poi qualcuno magari ti dirà anche, vabbè, ma guarda che il telefono non è tanto sicuro, no? Te lo possono rubare, lo puoi dimenticare a casa. E intanto nel frattempo avranno magari anche fatto sparire il contante, no? E tu ti sei abituato a pagare sempre col telefono, vai al supermercato, paghi col telefono. E poi ti diranno, ma il telefono, se te lo rubano? Se lo dimentichi? E invece lo sai che Bill Gates è uno che è sempre avanti, no? È sempre lui avanti, lui pensa a noi, lui e la moglie, no? Quella che poi l'ha mollato perché veniva scoperto che lui non solo aveva fatto una fondazione per Epstein, ma probabilmente aveva anche pucciato il biscotto in uno dei suoi festini, e ha detto, vabbè, venite, finché lo aiutiamo, va bene, però gioiali di famiglia si tengono in casa, separati. Ecco, la moglie di Bill Gates, ad esempio, è una che la sua filantropia è questa, no? Cioè, cattolica praticante, ha raccolto 4 miliardi per gli aborti. Poi in una conferenza parla, col tono commosso, e dice, sono andata in Kenya e ho parlato con una mamma di una baraccopoli, che non so se avete presente le baraccopoli in Kenya, cosa vuol dire, eh? Le slum di Nairobi sono qualcosa che probabilmente la nostra immaginazione anche più perversa non può immaginare. Ecco, lei ha il coraggio di entrare lì, no? Parla con una mamma e dice, e ho capito, parlando con lei, che non soltanto io e Bill, ma tutte le mamme del mondo vogliono dare il meglio ai loro figli, no? Allora vedi, questa multimilionaria, che cosa gli è venuto in mente, no? La generata? Non è che dice, vedi, adesso magari caccio il grano, gli compro un panino, gli miglioro la situazione igienico-sanitaria, gli metto due tubi invece che cagano per strada, no? Cosa dice? Dice, allora io ho capito che ogni mamma ha diritto di dare il meglio a suo figlio, e allora a queste persone servono assolutamente degli anticoncezionali, degli anticoncezionali, perché la soluzione è che venì, visto che ne fanno tre, ne devono fare uno, e così gli danno il meglio. Così se uno magari dormiva vicino alla merda e l'altro proprio con la faccia dentro, ne fanno solo uno e quello lì riesce a stare un po' ai margini. Ecco, questa è la modalità di filantropia che queste persone hanno. La moglie di Bill Gates, e Bill Gates si è informato, ha preso accordi già con compagnie, con aziende, per mettere a punto dei sistemi di vaccinazione anche a livello contraccettivo, no? Da azionare a distanza, da remoto. Quindi qualcuno un giorno ci dirà, ragazzi, ma sapete che teoricamente dobbiamo farci terza dose, quarta dose, quinta dose, sesta dose, non è fattibile, perché non è che logisticamente possiamo vaccinare tutto l'universo mondo ogni 6 mesi, non ce la possiamo fare, però con un microchip che ti mettiamo nel braccio o a piacere dove vuoi tu, specialmente se sei munito di Super Green Pass che ti dà lo speciale diritto di decidere dove lo vuoi messo, te che sei un vincente. E allora puoi decidere dove ti metteremo questo microchip. E con questo microchip non solo potremo tracciare quanti anticorpi hai e capire se hai bisogno di una vaccinazione supplementare o booster, ma pensa che comodità, non avrai più bisogno di portarti dietro il telefono, e con questo microchip potrai pagare, potrai andare a fare le bollette, avrai tutti i tuoi dati personali. E a quel punto sarebbe controllo totale. Noi non vogliamo questo e non arriveremo lì. E queste persone, come tutti i dittatori nella storia, cadranno da sole vittime del loro ego. Quindi dobbiamo semplicemente stare calmi, tenere la schiena dritta e semplicemente non seguirli nella narrazione. Dire no, aspettare gli eventi. Ma non siamo passivi dicendo no. Dire no è la lotta migliore che possiamo fare. Gandhi ha liberato una nazione semplicemente dicendo no. Il disobbediente non può essere sconfitto mai,
Mai, ricordatevelo, neanche se ci dovessero ammazzare, perché non è quello che vogliono. Loro vogliono la nostra obbedienza, e la nostra obbedienza non l'avranno mai. Ciao, grazie, ciao.